Ciao ragazzi, vi è mai capitato di voler collegare qualche periferica sul vostro PC desktop, però non trovare la porta necessaria per il collegamento adeguato? A me un casino di volte, dato che sono un tecnico e quindi di conseguenza di queste cose ne faccio in continuazione tutti i giorni. Bene, in questo video voglio proprio parlare di questo problema che ci accomuna, penso, o accomuna comunque tante persone, quando praticamente noi compriamo una periferica nuova per il nostro computer e non troviamo la porta adeguata per poterla collegare. Bene, per questo problema sono nati gli adattatori. Praticamente ce ne sono tantissimi. E per qualsiasi tipo di lavoro o di periferica o per la maggior parte, insomma, sia per collegare periferiche vecchie su PC nuovi o collegare periferiche nuove su PC vecchi e via discorrendo. Ce n'è un'infinità, quindi giustamente è impossibile elencarli tutti o comunque farveli vedere tutti, però desideravo informarvi che comunque è possibile adattare delle periferiche che apparentemente non si possono montare sui nostri computer con questi speciali adattatori che sono stati ideati appositamente per questo motivo. Alla fine del video vi farò vedere una breve slide di foto con gli adattatori più comunemente usati e quindi di conseguenza magari vi potrebbe essere utile anche guardarla in modo che se voi avete qualche problema del genere tramite il mio video potete comunque trovare l'adattatore più adeguato. Ovviamente non ci sono tutti, ci sono solo quelli più utilizzati. Comunque per una ricerca più approfondita vi basterà comunque andare a fare una breve ricerca su Google o comunque una breve ricerca sul vostro modello di computer per vedere se trovate l'adattatore adatto a voi. Per questo video è tutto, avvia la slide.